Ciao bella gente, io sono Pimot, benvenuti sul mio canale. Se vi chiedete come mai io ho il braccio così, ho pubblicato già un video sul mio canale dove sarò vestito nella stessa maniera, ma perché in realtà questo video qua che sto registrando adesso lo registro esattamente 5 minuti dopo aver registrato l'altro, perché sono in casa, mi sto rompendo le palle, non so cosa fare, quindi mi porto avanti a registrare contenuti. Oggi unboxing, che in realtà unboxing lo vedrete un po' strano. Perché è una cosa pesante, è una cosa da montare, non riesco a farlo da solo. Il corriere gli ho chiesto se per favore poteva portarmela fin qua in camera. E quindi mi dovrò far dare una mano poi da un mio amico, perché questa qua ovviamente è inutilizzabile. Che cos'è? Creality. Chi di voi è del mestiere lo sa. Una stampante in 3D. Precisamente la Ender 3 V3 KE. Ho sempre voluto prendermi una stampante 3D perché molte volte mi serve per farmi dei pezzi per le videocamere. Pezzi in generale, possiamo stampare veramente il mondo in 3D. Insieme mi hanno dato due filamenti che adesso vado ad aprire, sempre di marca Ender. Questi qua sono gli Ender Plus, sono due bobine, non le vado ancora ad aprire chiaramente del tutto perché dovrò farmi dare una mano a montare questa stampante da qualcuno. Comunque abbiamo un filamento da 1 kg di colore nero e un filamento sempre da 1 kg di colore, ah carino questo colore, tipo un azzurrino così, molto molto bello. Ora, per quanto possibile, cercherò di aprire questa stampante, farvi vedere i vari pezzi, magari mi metto in piedi così fatico di meno e parlarvene un po'. Non sono un esperto di stampanti 3D, quindi è la prima che ho, cioè in realtà ne ho usato uno di mio amico, però vabbè, con scarsi risultati. Quindi, se siete anche qua del mestiere, esperti, quant'altro, fatemi sapere. Cosa abbiamo? Libretto di istruzioni con adesivi, vari accessori per montaggio con un pezzo di filamento, cavo di alimentazione, lo schermino. Abbiamo dei pezzi che sono un po' pesanti, non riesco a tirar fuori. Facciamo così: chiamo un mio amico, mi faccio dare una mano a montarla. Finiti di montarla, proviamo a stampare insieme, proviamo tutto quanto. Raga, ormai voi mi conoscete molto bene. Secondo voi, io potevo aspettare i miei amici che mi dessero una mano a montare la stampante? Assolutamente no. Quindi con una mano sola, in realtà questa si monta secondo me in 5 minuti. Sono 3, 6, 7, 8 viti da attaccare e 4 cose. Io ci ho messo tipo un'ora. Quindi direi di andare a vedere le istruzioni, tutto molto chiaro, comunque mi è stata inviata la Jigbuying, se siete interessati ovviamente vi lascio sotto in info box il sito, tutto quanto, vendono un sacco di materiale in realtà. Ok, allora, iniziamo ad accenderla, togliamo la pellicola. Che fastidio, porca puttana, mi è rimasto il, come si dice, il pellicola lì, vabbè, italiano, passo successivo, configura la rete, quindi qua praticamente va anche in wifi, avviamento macchina in corso, benvenuti nel processo di autotest, avviare il rilevamento, ok, si sta muovendo, ah, va a farsi gli zeri, questa tra l'altro leggendo su internet è velocissima, va tipo 500 mm al secondo, che penso che sia tanto, c'è scritto fatti i cazzi tuoi e non toccare. Offset automatico Z. Vorrei farvi un'inquadratura qua, raga, però capite che non sono possibilitato, ecco. In teoria lei ha un sensore lì che rileva l'autolivellamento del piano. Perché io ogni tanto vedevo il mio amico che stampava tutto quanto, il problema è che tipo lui non ha l'autolivellamento, quindi col foglio di carta si mette lì a avvitare, qua non vede nessuna vite a avvitare, quindi vediamo un po' se boom, adesso si pianta oppure no. Riscaldamento UGL, riscaldamento di letto caldo. Sto facendo quello per ora. Ah, poi bisogna far passare il filo. Ho perso l'inizio. Eccolo qua. Dentro questo cosino qua, penso sia un sensore. Poi vabbè, aspettiamo che qua faccia tutte queste robe qua, poi adesso sto scaldando il piatto. Sì, esatto. Scaldamento del letto caldo, livellamento automatico,
Questi sono tutti i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cioè sono tipo 5, 10, 15, 20, 25 punti. Ah, ho capito. Lui praticamente si sta prendendo tutti i punti per vedere com'è messo il piano. Madonna che slack. Ok, qua mi c'è scritto 0,67 nel primo punto, 0,43. 0,14. Se nel caso meno 0,15 avrei avuto storto. Ma io quando faccio iniziare non posso. Vabbè, aspettiamo un attimino che finisca tutto quanto. Ok, qua mi dice autotest completato. Molto bene. Ora, qua mi dice di portare l'ugello a 220 gradi. Mettiamo 220 gradi, ok, lui si sta scaldando, tagliare, farlo passare lì dentro e poi praticamente quando l'ugello è caldo inserire il filo lì dentro. Mettiamo la chiavetta USB e diamo il print. Unità flash USB inserita, ci serve qualcosa? Ah, c'è la barchetta. Ok, 220 gradi, calibrazione. La barchetta so che è una delle prime stampe che uno fa per appunto vedere che la stampante sta bene, mi sono bruciato, porca puttana. Ok, piazzo la GoPro qua e diamogli. Allora, stampa finita, ci ha messo pochissimo, mi sono spaventato perché, vi giuro, ha iniziato velocissimo. Il pezzo che ha stampato è questo qua, se la videocamera me lo mette a fuoco. Sotto c'è delle scritte, ma boh, penso che siano robe di tarature. Qua c'è un buchino. In teoria questo è il primo pezzo che si stampa proprio per provare, diciamo, la stampante. Perché se vedete tipo qua questo arco è come se stampasse nel vuoto. Quindi diciamo che... Ah, mi sono pure fatto male al dito, mi sono reso conto adesso. E quindi è un po' per tarare il tutto. Chiaramente non è venuto super liscio, super performante perché ha stampato praticamente alla massima velocità. Ma quello penso che fosse un test proprio per provare la stampante. Perché so che più o meno una barchetta del genere, guardando su internet, ci mette 1 ora e mezza a stamparla, la mia un quarto d'ora la stampata, perché appunto spinta alla massima velocità. Chiaramente, questo lo dico da ignorante in materia, ma penso che sia così. Se la faccio andare molto più lenta, stampa molto meglio e ci mette più tempo, chiaramente, però con risultati molto più belli. Perché qua il risultato sì, bello, perché comunque va bene, però ecco, cioè, mi aspettavo una rifinitura più bella, ecco. Ma lì appunto, secondo me, è solo ed esclusivamente la velocità. Raga, chiaramente vi lascio il link sotto in descrizione, ma parecchio resistente. Non so se l'entra piena o è vuota, comunque tanta roba. Vi lascio il link in descrizione di questa stampante del sito Jigbuying, trovate un sacco di roba. È un sito, non so se è cinese o comunque è tipo un Amazon, diciamo. Ci sono prodotti scontati, chiaramente sicuro al 1500%, si può pagare con PayPal e tutto quanto, quindi nessun problema. Mi è arrivata in 4-5 giorni lavorativi perché loro mi hanno mandato l'email che me l'hanno spedita il lunedì. Oggi è venerdì e mi è arrivata, quindi ecco 4-5 giorni lavorativi più o meno. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se siete esperti di stampe 3D, se magari riuscite a darmi qualche consiglio, che cavolo ne so, io mi stamperò un sacco di pezzi, perché mi servono un po' per la fotografia, un po' per cazzate così. Voi vi chiederete, cosa che mi sono chiesto anch'io, ma scusa, devi disegnarti tutti i pezzi? Allora, se sei capace di disegnare, bene. Se no, ci sono un sacco di siti online che io ho visto con progetti già fatti. Si scarica il progetto gratuitamente, alcuni a pagamento, altri gratis e boh, si mette in stampa. Fine. Cioè, proprio io ho voluto questa stampante perché? Perché non è da troppo da smanettoni, quindi vado, to stampa e vaffanculo, e me ne dimentico. Cioè, proprio vado a vedere solo quando il pezzo è finito. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e noi come sempre ci vediamo col prossimo appuntamento, sempre alle 14:15.